tre mostre importanti in questo periodo a Pordenone. Cominciamo qui da San Francesco, testimonianze d'arte in Friuli. La mostra è organizzata dalla Fondazione Krupp della Cassa del Risparmio del Friuli, ex Cassa del Risparmio delle province di Udine e di Pordenone. E fa seguito a quella tenuta a Udine, chiusa nel mese scorso. E tre motivi importanti per vedere questa mostra. Intanto il valore assoluto di alcune opere contenute, veramente notevoli, alcune delle quali tra l'altro mai mostrate, mai viste prima. E questo è già un buon motivo. Il secondo, questa mostra nasce dal desiderio della Fondazione Krupp di mostrare alcune delle opere importanti che sono contenute nella sua ricchissima collezione. È stato già pubblicato un catalogo che contiene un catalogo ragionato che contiene tutte le 500 opere che la Fondazione possiede. È stata fatta una selezione con questo criterio: mostrare proprio il modo con cui la Fondazione si è entrata in possesso di queste opere stesse, perché la Fondazione eredita prima le opere della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la quale a sua volta aveva ereditato nel passato le opere del Monte di Pietà. Quindi è anche nello stesso tempo uno spaccato della storia del Friuli. E un terzo motivo sicuramente di interesse è l'allestimento. Questa mostra è stata, come dicevo prima, allestita originariamente al convento di San Francesco di Udine. Là gli spazi erano più ampi. Il presidente ha voluto proprio espressamente che qui a Pordenone fossero riproposte lo stesso numero di opere in uno spazio più ristretto. È veramente gli architetti che hanno messo insieme, hanno prodotto questo allestimento, hanno fatto un capolavoro nel capolavoro, perché chi verrà a vedere potrà osservare acutamente che pur in uno spazio ristretto ci sono state delle invenzioni, proprio possiamo definirle così, che di per sé sono un motivo appunto per vedere la mostra. Un cenno alle opere contenute: sono esposte alcune delle monete longobarde appunto di proprietà della Fondazione Krupp. Si parla della terza collezione al mondo di monete longobarde, ecco, tanto per capire l'importanza di un settore molto specifico e ridotto comunque della mostra stessa. Passando a un periodo molto successivo, si va da una deposizione di Pomponio Amalteo, quindi parliamo della fine del Cinquecento, a opere contemporanee. Qui dietro a me c'è un afro molto interessante e molto bello. Una seconda mostra. Nei locali di via Bertossi noi abbiamo allestito, proprio come amministrazione comunale, la mostra delle fotografie di Cesare Genuzio. Faccio una premessa: ogni anno, da alcuni anni a questa parte, l'amministrazione comunale fa un calendario istituzionale dedicandolo a dei fotografi di Pordenone o dintorni molto importanti. Quest'anno appunto l'abbiamo dedicata a Cesare Genuzio, però un calendario impone comunque una selezione. Evidentemente più di 13-14 fotografie non possono essere mostrate, per cui noi affianchiamo al calendario stesso una mostra che in qualche modo integra e completa le fotografie dell'artista. Devo dire che per chi ha visto il calendario veramente consiglio la visita della mostra stessa, perché questa proprio ci dà un panorama più ampio sia della bellezza di Pordenone, di alcuni angoli che non sono conosciuti, sia dell'abilità dell'artista. Del resto Genuzio, lo sappiamo, opera qui da Pordenone da 25 anni e proprio il calendario stesso e la mostra hanno proprio questo titolo: 25 anni di fotografia a Pordenone. Una terza mostra, sicuramente di dimensioni più ridotte ma altrettanto significativa, è quella che è allestita presso il Museo d'Arte Ricchieri. Questa è una piccola sezione di una mostra più ampia che è allestita nei locali della provincia dedicata a Costantini e il suo tempo.
In particolare, noi abbiamo esposto al Museo d'Arte un mantello da cerimonia, veramente stupendo, veramente bello, che è stato appunto donato al Cardinale Costantini nel periodo in cui lui è stato nunzio apostolico in Cina. Ed è un'opera straordinaria, sia come fattura, sia dal punto di vista iconografico. È completata da altre opere d'arte minori, ma il mantello stesso merita sicuramente una visita anche breve al Museo Civico d'Arte.